Il Palermo a Bari gioca anche per il suo allenatore Rino Gattuso a rischio dopo le due sconfitte nelle prime 5 partite. Parte bene il Palermo, dopo 10 minuti viene fuori il Bari con Shaudone che sarà il grande protagonista. La sua conclusione, 2 metri fuori dalla porta di Sorrentino. Al 18esimo c'è la bella azione di Galano sulla destra, la palla dentro. Viene poi allontanata, non benissimo, ora ancora Shaudone con il sinistro, spaventare Sorrentino. 30esimo minuto ancora il Bari con questa bella azione tutta di prima, c'è una respinta della difesa del Palermo non perfetta, Shaudone prontissimo col piatto destro, infila l'incrocio dei pali e al 30esimo minuto il Bari in vantaggio col primo gol stagionale, il quinto in Serie B di Daniele Shaudone. Palermo prova a reagire, lo fa ad azione di calcio d'angolo, palla che resta lì a Muñoz che non riesce a concludere. Allora Dybala riprova a metterla dentro, stacca Abel Hernández, non trova lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo la conclusione di Lugo, il paraguaiano, non spaventa Sorrentino. Perde poi palla la difesa del Palermo, rischia qualcosa nel minuto di recupero con la conclusione di Defendi, alta sulla traversa. Nel secondo tempo Gattuso mette in campo Lafferty, cambia un po' l'attacco del Palermo, qui Dybala in posizione regolare, la conclusione respinta con le parti meno nobili ma sicuramente efficaci da Sabelli. Insiste il Palermo ma si espone al contropiede del Bari, qui sbaglia però Galano, la conclusione da molto lontano senza problemi per Guarna da parte di Barreto. Al 28esimo Cepitelli di testa, sorprende la difesa del Palermo ed è 2-0 per il Bari. Secondo gol stagionale di Cepitelli dopo quello da 3 punti per 1-0 sul Modena. Anche questo molto importante. Il Palermo insiste, mette dentro Belotti, prova a crederci. Ed è proprio Belotti, il giovane attaccante, a servire Lafferty che di coscia va a segnare al 34esimo il gol del 2-1. Poco più di 10 minuti per Gattuso e per il suo Palermo per raddrizzare la partita. Molto bella l'azione di Belotti. Secondo gol stagionale di Kyle Lafferty. Però il Palermo non ne ha più, rischia anche in contropiede quando il portoghese João Silva supera Sorrentino ma non trova la porta. Il Bari batte il Palermo 2-1, terza vittoria consecutiva per il Bari, a rischio Gattuso.